Dire tu all'allenatore di fondare un sacco palla a voi, giusto? Bravo. Poi qualche altra domanda per Sallo? Tutte le domande sono belle. Vai. Uno prima, poi c'è Mai, prima c'è Thomas. Io invece di quello ho fatto, c'è sta base di allora, cosa vuoi fare per migliorare? Io. Ok, allora fai contro il muro, prendi la palla, tira contro il muro tante volte. E poi Pepper Game aiuta molto. Io base è che lì contro il muro, per la palla per terra. Tu? Io volevo fare una domanda. Anche tu? Due, vai. Sempre la palla per terra, tutte le volte gli scappi sotto le gambe. Allora, questa è una buona domanda. Sai come si fa? Sentite. Sai come si fa? Si prende la palla senza guanto. Si prende la palla. Sì. Prende la palla senza guanto, però non che una batte, uno che tira. Sai, un coach che tira da. Allora, ti faccio vedere, vai là. Ok, senza guanto. Senza guanto, vai indietro. Ok, allora adesso io tiro la palla per terra, prendo la palla, vedi dove è lui adesso? C'è il guanto per terra, no? Okay. Questo si può fare da solo anche contro un muro, tiro la palla contro un muro senza guanto. Se qualcuno ha problemi di tiro, che tira così? Io mi piace tirare così. Per tirare bene il gomito deve essere alto. E come si fa? Ti spiego come si fa. Scusi, io devo fare una domanda. Sì. Io di solito lancio così. E lascio davanti a me, giusto? Sì. Allora, ti spiego una cosa. Tu vai per terra con un ginocchio, ok? Tira la palla, piano. Hai visto? In automatico, tu sei qua, ancora, piano, automatico. Perché molti bambini, molti ragazzi tirano da sotto, non va bene, dopo viene mal di braccio. Allora ti vai contro il muro, ginocchio per terra e tira contro il muro, vedrai che... Io con tutto il tornello. Cosa vuoi? Gli fa male il gomito perché... perché lanciava col gomito basso. Fammi vedere. Vai picchio. Tira. Perfetto. Sì, fai, prova. Tu sei destro, ginocchio destro. Vai. Destro. Come tiro? Fai delle cose che ti aiutano, questo allora che ti aiuta. Invece non troppo il braccio. Vai in ginocchio sinistro, chiusa macina, piano, ancora, perché tu devi fare in modo che il tiro giusto, tanto ginocchio, il gomito è in alto, non è in basso, quando sei in basso fai male al braccio, in alto va bene, dopo piano piano. Devi fare cosa piano prima, dopo... Altre domande? No. Ok.